La mostra nasce da un'attenzione che il Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna sta portando nei confronti del tema del paesaggio rurale. È un'attenzione che vuole appunto approfondire le varie sfaccettature, la complessità che il paesaggio rurale porta, quindi i suoi aspetti antropologici anche, i suoi aspetti pianificatori, urbanistici, agricoli e artistici a questo punto, perché appunto una mostra fotografica chiaramente è un elemento che vuole anche raccontare il paesaggio attraverso uno sguardo che è quello di un artista. Questa mostra in particolare si inserisce in un progetto più ampio che vuole appunto portare l'attenzione sul paesaggio, un progetto che comprende tre mostre fotografiche, una è questa che si svolge a Lugo sul lavoro di Paola De Pietri, una si svolgerà nella città di Faenza e riguarderà fotografie storiche di archivi storici della città. Un'altra, un'ultima mostra riguarderà le fotografie dell'archivio fotografico della fototeca di Bagnacavallo e sarà attenzionata sul tema delle case sparse. Quindi diciamo, tre aspetti diversi del paesaggio, il paesaggio rurale contemporaneo, quello storico e quello di dettaglio della casa sparsa, che cercano di raccontare appunto un aspetto della complessità del paesaggio rurale. Oltre a questi elementi ci sono anche dei laboratori fotografici che verranno svolti in questo caso sempre a Lugo e che hanno la volontà di far sviluppare diciamo una visione del paesaggio attraverso lo strumento fotografico e una serie di conversazioni, il cui programma è ancora in fase di definizione, che vorranno approfondire proprio tutti gli aspetti di cui parlavo prima, le varie sfaccettature che il paesaggio rurale ha e che vogliono essere raccontate, condivise e appunto dibattute in un contesto più ampio e più divulgativo. La mostra Paola De Pietri da Inverno a Inverno è parte di un progetto più ampio dal titolo Immagini dalle campagne dell'Emilia-Romagna che coinvolge i comuni di Lugo, Faenza e Bagnacavallo ed è una riflessione sul paesaggio che parte dal confronto di punti di vista diversi a partire dalla fotografia. Paola De Pietri ha raccontato il territorio delle campagne emiliano-romagnole nel corso di un anno intero di lavoro, da inverno a inverno appunto, attraversando tutte le province emiliano-romagnole e cogliendo degli aspetti specifici, geografici, atmosferici, restituendo una sorta di diario di immagini proprio organizzato per giornate lavorative. Una in ogni luogo della regione Emilia-Romagna, del paesaggio rurale, che qui viene presentato in una selezione di circa una cinquantina di scatti. Paola De Pietri usa un linguaggio rigoroso, nitidissimo, e restituisce un paesaggio per nulla spettacolare, e le sue fotografie traggono forza dalla, sequenza narrativa, che si dispiega nelle pareti della sala delle pescherie della Rocca Estense.